Ormai è abbastanza chiaro che tra Julia De Lellis e Tony F ci sia qualcosa, magari una frequentazione o una chimica artistica, o forse anche qualcosa di più. A pochi giorni dai primi rumori i due sono anche stati paparazzati insieme dopo il concerto di Joliet e i fotografi di chi li hanno seguiti per tutta la notte. Come se non bastasse al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il rapper ha anche dato la sua giacca a Giulia, per assicurarsi che non prendesse freddo, e un'invitata alle nozze ha parlato di grande complicità tra i due. La De Lellis sarebbe così presa, che secondo Deianira Marzano avrebbe fatto una mezza scenata dopo aver visto il cantante, troppo vicino, ad un'altra ragazza, ma questo è solo un pettegolezzo. Tony F smentisce, ma dobbiamo credergli, una ragazza ieri sera ha incontrato Tony F e gli ha chiesto se fossero vere le notizie sulla sua relazione con Julia De Lellis, lui senza pensarci troppo ha smentito ed ha parlato di fake news, se l'allero, tranquille ragazze è tutto fake. La fan che ha registrato il video ha aggiunto, me l'ha confermato lui, non sta con Julia De Lellis. Qualcuno gli dica che le bugie fanno allungare il naso, ma smentite farlocche a parte, l'invitata al matrimonio di Cecilia e Ignazio ha parlato anche di Andrea Damante, sì, c'era anche lui. Ma se Giulia e l'ex membro della Dark Polo Gang si sono avvicinati più volte, con Andrea pare non sia successo nulla, Damante non era accompagnato. Giulia ha parlato spesso con il suo nuovo flirt, e da come si avvicinavano si vedeva palesemente che tra loro c'era qualcosa e che si stavano frequentando. Lui a dire la verità mi è sembrato un gran furbetto. Mentre Andrea Damante è sempre stato abbastanza lontano da loro, e non li ho mai visti interagire,